Simone D'Angelo, vicepresidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi e portavoce delle tante attività. Siamo quasi al debutto della stagione di Pescara Jazz, 51esima edizione, con dei nomi internazionali incredibili. Assolutamente sì, il Pescara Jazz quest'anno si è voluto assolutamente superare. Abbiamo un cartellone di tutto rispetto, ricordiamo che siamo il festival jazz più antico d'Italia e quindi siamo tornati davvero ai fasti del passato. Si apre con Damien Rice, ma poi avevamo nomi incredibili, Yellow Jackets, poi ci sono Jethro Tull, Snarky Puppy, diciamo il meglio della scena internazionale, quindi un festival possiamo dire di livello non solo italiano ma anche che guarda l'Europa. Sì, non dimentichiamo Marcus Miller, non dimentichiamo i The Manhattan Transfer, un cartellone che Angelo Valori, il direttore artistico, quest'anno ha voluto davvero fare con il cuore e per dare un segnale importante a un teatro d'annunzio che si è rinnovato. E non scordiamoci che arriviamo anche verso la fine di un Funambolica bellissimo che non ha trattato solo temi artistici ma anche temi molto molto importanti ed attuali.